Sarà un biennio di sfide quello che attende il neo presidente di Confindustria Tigullio, Giancarlo Durante, che promette continuità con i precedenti mandati di Massimiliano Sacco. L'emergenza Covid, spiega, ha segnato molte aziende del territorio e il futuro non appare roseo. Stiamo vedendo un tentativo di ripresa, però anche i gruppi, sia automobilistici, sia quelli dei produttori automatici che mi riguardano poi direttamente perché la mia azienda fornisce quel settore, navigano a vista loro per primi, per cui ordinativi frammentari fatti di settimana in settimana senza avere una visione di prospettiva. Già c'è una riduzione fortissima sui fatturati rispetto all'anno precedente. Ma io temo che l'autunno per tante aziende possa diventare veramente critico da un punto di vista della liquidità. I provvedimenti del governo, in particolare il decreto liquidità, ad oggi sono carenti, prosegue il neo presidente degli industriali, soprattutto dal punto di vista delle scadenze, delle garanzie e della burocrazia. Per le piccole aziende abbiamo una garanzia di Stato al 90% ed una scadenza a 6 anni. Lei capisce bene che una scadenza a 6 anni per un'impresa è un tempo brevissimo e spesso in questo momento vengono richieste anche delle somme importanti che difficilmente possono essere rimborsate in periodi così brevi. Giancarlo Durante lavorerà sulla formazione, sul rapporto con le scuole, sui convegni e sulle novità infrastrutturali per l'entroterra. La banda larga deve essere estesa a tutto l'entroterra, a tutte le valli. Che poi sono i bacini dove ci sono le aziende, un grande numero di aziende che hanno bisogno di comunicare in maniera efficiente. Poi sono le infrastrutture intese come strade, come viabilità, come tunnel della Fontana Buona.